guardiamo un campo, di solito lo guardiamo così, come prospettiva un po' lontana, no? Un appoggio per gli occhi. In effetti è un grande libro da esplorare, perché io ad esempio ho visto un blu qua, un blu che è difficile vedere il blu. Siamo su un terreno che rivoltato ci regala delle tracce passate, come ad esempio questo bordo, questo orlo di un vaso, ma è un libro aperto che a me sarebbe piaciuto molto, rivoltando un po' il prato del chiostro della Ca' Grande, si potesse leggere anche da parte degli studenti che magari hanno visto tante volte in un modo abbastanza, diciamo, distratto, indifferente, il cosiddetto prato di questo chiostro, ma non ne hanno mai visto il luogo di origine, cioè la terra nella sua, diciamo, grezza modalità di essere ricca di tutto. Come aprire un libro che fisicamente è ricco di storie e di storia. A me piacerebbe scoprire un po', girare un po' la pagina di questo prato verde, diciamo insignificante se non come appoggio, come piedestallo, e farlo diventare significante invece di una pagina di crescita, una pagina di vita, una pagina di osservazione, di curiosità. Ecco, questo mi piacerebbe che succedesse, lo svolgimento di un'azione prolungata attraverso l'autunno, l'inverno, fino alla prima primavera.